Buongiorno. Oggi è mercoledì, un'altra giornata molto più tranquilla. E ora spostiamo una barca. Quando devo muovere le barche, il giorno inizia sempre meglio. Let's go. Quindi giriamo questa barca perché le Sea Lion saltano su Twin Step e rovinano tutta la barca. Quindi questa l'abbiamo già portata a fare benzina, ora la giriamo davanti e dietro. Let's do it! Sea Lion saltano qui sopra, Sea Lion qui. La ricordate, eh? Cosa che devi stare attento quando fai queste manovre, specialmente c'è vento dal traverso adesso. Questa è una barca alta, spinge, quindi due motori e la bow thrust aiutano molto. Cerchi di mantenere la barca alta contro il vento, così il vento non ti spinge contro questo pontile di destra. Semplice dopo parecchia esperienza, perché comunque la barca è pesante, ha un ritardo nei comandi di un secondo e mezzo. In più la barca poi comunque si muove con il proprio peso, quindi devi stare un po' attento. Un buon capitano deve essere umile, quindi capire quando non è il momento giusto e comunque stoppare la manovra e riniziare la manovra, e quindi non avere vergogna di tornare indietro e dire ok, ho sbagliato, perché comunque voglio fare il grande, voglio fare il figo. Quindi poi vai a sbattere con la barca. Quindi la cosa buona di un capitano, secondo me, chiaramente, è scegliere il momento giusto. È il momento giusto, però è importante capirlo al momento giusto. Se vedo che non mi sento sicuro, non mi sento giusto, rinizio la manovra, perché comunque non mi va di farlo stupido. E quindi è sempre meglio tornare indietro e ricominciare e risettare tutto che provare ad andare a fare il grande e dire ok, ho fatto con una prima manovra, perché poi è la volta che sbagli e fai danni. Vai ragazzi, quindi questo è il mio inizio di giornata di oggi, sono contento, ci vediamo dopo, ciao. Ho deciso di tenere i miei capelli in questa maniera, anche se li ho tagliati così. Jackie, stai calma, Jackie! Però ho detto, non vado dal mio capo, perché se vado dal mio capo perdo il lavoro. Quindi ho deciso che quando vado dal mio capo, come here. Okay. Quando vado dal mio capo, faccio così. Boo, fatto! Oggi, poi, è il compleanno di una persona speciale. È il compleanno di una persona che ho conosciuto tramite YouTube. È immediatamente diventata una persona veramente importante nella vita quotidiana. È una persona che sta crescendo tanto in tutti i sensi. È una persona che stimo, è una persona che mi diverte, è una persona che ti dà modo di essere te stesso. È una persona che è piacevole scherzare, è una persona che sta al gioco, è una persona che ha un sacco di pregi. Qualche difetto, ipocondriaco. Praticamente se gli dici che è pallido, lui c'ha già i suoi castelli in testa. Una persona fantastica. Oggi è compleanno di Joe, ragazzi, Joele, è conosciuto anche su YouTube come Joe on the Road, anche se per adesso il canale è un po' in pausa perché si sta prendendo un momentino, si è impegnato tanto, sta facendo alcune cose importanti, e poi sicuramente io so che sicuramente il Joe ritorna, ragazzi, ritorna. Ora lui non lo sa ancora, ma lo stanno a salutare, sto facendo gli auguri, e io ho portato una magliettina
noettina della marina. Intanto vado a mangiarmi anche un pezzo di pizza, non è che faccio una strada per niente, eh. Prendo due piccioni con una fava. Noi ci vediamo da Joe, ciao. Quindi, come vi dicevo, sono venuto a trovare una persona veramente importante. Vi ho già detto, spiegato tutto quello che devo spiegare in macchina. Chi è, chi non è? Comunque oggi è il compleanno di Joe, ragazzi. 29 anni. Di Joe in the road, mio fratellino compie gli anni. Ma Joe in the road è giusto? Che rompipalle. Joe è basta. Joe, Gioelino. Oggi fa 30 anni. Ma che 30 anni? Oggi fa 29 anni, è in forma smagliante. Grattiamosi. E cosa ti hanno regalato? Dimmi cosa ti hanno regalato. No, dimmi cosa ti hanno regalato. La maglietta con scritto Catalina dietro, che mi ha regalato lui. Che merda. Gli occhiali, mi ha regalato gli occhiali di sciaballa. Poi mi hanno regalato il pupazzetto di Cam Newton che tira la palla dei Panthers, della bello squadra. Questo. Sì, mi ha regalato Luigi. Che bravo. Laura ancora non lo so perché ancora stasera. Laura, stasera. Mamma mi ha regalato un maglioncino della Flore, quello con la bandiera, quella americana, quello classico. Bello. E poi basta. E poi che ne so, poi devo vedere stasera. Poi ragazzi, c'è una cosa, notizia bellissima, che posso dare? Notizia bellissima. Quale? Laura è incinta. No, giusto. Ma come Laura è incinta? Che cazzo dici? Ma magari. Però così vai a colpa mia madre. No, scherzo. Il Joe, dopo che ha visto il video, noi ci siamo sentiti. Ah, però non l'hai detto questo? No, non l'ho ancora detto. Dopo che ci siamo sentiti, perché è bello che ci sei anche tu, Giulio. Dopo che ci siamo visti, dopo che ha visto il video, ci siamo sentiti prima, lui sapeva già che avevo comprato il metal detector prima che ho messo il video, quindi gli ho fatto venire la trippa. Lui il giorno dopo, ha chiamato alle 9:30 di sera, incazzato, mi dice, fa mannaggia te a quel beep di metal detector, che è andato a vedersi tutti i video che facevano in spiaggia. Che ora vedevo comprare sto cavolo di metal detector. E ora adesso gli ha fatto venire la trippa. Stavo organizzando domenica, quindi aspettatevi un video di due scemi in mezzo alla spiaggia Santa Monica. Sei di mattina, appuntamento, quindi, se volete venire domenica sicuramente dovremo fare qualcosa, e quindi facciamo questa metal detectorata gita. Dai, è divertente. Io almeno riprendo Walter e io riprendo lui, esatto, e quindi dai, questo è una piccola preannuncio. E poi ragazzi, sono molto vicino ai 2000, perciò aspettate qualcosa. Mancano 15 iscritti, sputtato. E quindi poi aspettatevi il mitico giro in Ferrari Biafra. Ferrari. Da il romanista pizzeria, e Joe, è tutto, noi ci vediamo dopo. Ciao! Striscia la notizia, è tutto. Da Jimmy Vione. Allora, e quindi ora facciamo un test. Metal detector. Vediamo un po' come viene. Siamo a Zuma Beach. Questa è una delle spiagge più ricche della zona. E ora vediamo se funziona. Diciamo che non è la cosa più semplice del mondo, i beeping non ci sono così spesso, però è una figata. Almeno sei in spiaggia, che poi ti devi dare anche una specie di destinazione, avanti, a destra, quindi deve essere molto regolare. Perciò c'è un'applicazione mappa che ho scaricato sull'iPhone e praticamente da lì vedi un po' dove vai e cosa fai, perché così è un po' un casino, Purtroppo non ho tantissimo tempo, ho provato qua davanti un po' e non ho trovato niente. Beh, va soltanto qui, proprio per vedere un attimino come funziona, ma devo andare a casa, Nicola mi sta aspettando e quindi ora andiamo a casa.